Ragazzi, buongiorno, buonasera o qualunque cosa voi stiate vivendo in questo momento. Ragazzi, benvenuti o bentornati in questo nuovo video. Ho la faccia un po' distrutta, sono struccata, dovrei sistemarmi un pochetto, ma oggi siamo qui per schiarire meglio i capelli con la tinta giusta. E vorrei togliere questo giallo e schiarirlo un altro po'. Oggi avremo l'aiuto di Giada. Sotto abbiamo bisogno della GHD per chiudere bene le punte, perché come vedete sembrano mozzate perché ancora sono passati all'incirca 5-6 giorni, una settimanella da quando ho tagliato i capelli, quindi come vedete le punte sono ancora aperte. Comunque mi piace tantissimo sto taglio, quindi oggi andremo a schiarire un pochino, rendere la situazione un po' più bionda e a togliere il giallo, perché il giallo qui sopra è il principale problema. Sono stata tipo un mese con una macchia dietro la testa perché sono salita troppo con la tinta e poi c'era una macchia un po' più scura. Va bene, questi sono i rischi del mestiere e adesso andremo a sistemare tutta la situazione. E a fine video io voglio essere così. Vedremo se ci riusciremo. Scrivetemi nei commenti secondo voi se ci riusciremo o no. Io spero di sì. Perché spero di sì, veramente. Veramente. Questa è la situazione di partenza. Se vedete una macchia scura è del tutto normale perché c'era una zona dei capelli che non avevo schiarito proprio granché, quindi oggi andremo a sistemare un po', per questo facevo sempre i capelli ricci così che questa macchia non si vedeva, cioè dopo che vuole entrare. E niente, iniziamo con il restauro. Allora, buongiorno, buongiorno, buonasera, che c'è questo nuovo? L'ho già fatto. Ah, vabbè. Allora, iniziamo. Hai già spiegato cosa bisogna fare? Sì, devi dividere i capelli. Guarda, già vedo una macchia marrone dallo specchio. Ma dalla fotocamera si vede lo specchio sporco? No, Per fortuna. Per certo. No. fortuna. Allora, iniziamo con lo shampoo. Questo ti scoppia, eh. Io però ho bisogno di un po' d'acqua, mi prendo a prendere un bicchiere d'acqua, diamo mamma se te lo porto. Sì, così d'acqua. Ok, da qua a qua faccio, perché qua è, diciamo. Ci vorrà molto tempo. Posso solo immaginare. Vai. Sì. Detto. Vabbè, dopo lo ripiamo. Dammi la spazzola. Che fusa. Fai una cosa, tienilo tu. Dammi un po'. Lì? Sì. Quei pantaloni di Angela? Basta.
Natalia piange. Qua è il marrone. Sotto. Cosa stai facendo? Mi sto lavando i denti. Vieni. Qua? Così? Sì. Perché qua c'è un buco. Allora, qua c'è una macchia marrone. Ok. Sotto. Fai una cosa, tieni le... Sì. Perché? Perché sì, se no i capelli si sovrappongono. Così? Devono essere stesi bene. Io mi immagino con un bel cassetto biondo. Metti. Io l'avevo fatto, ti ricordi? Basta. Cioè, mi piaceva e non mi piaceva. No, il tuo era troppo giallino. Esatto. Invece lo voglio proprio biondo. Infatti questa non è solamente deco, dentro c'è anche la tinta. Ed è quello che gli dà il colore biondo. Io spero di farcelo bene, già. Giada, non devi pensare così. Va bene. Rosalba. Non da Rosaria. Nel 2016 lei faceva solo video, cioè tantissimi video in cui si tingeva i capelli. Non lo ha, cioè non l'ha fatto fare. No, capelli ben stesi. Abbiamo concluso tutti i capelli. E sono stata in posa per 30 minuti. Allora, in questo momento andiamo a sciogliere la parte dietro. Cioè, a vedere. Vai già, devi prendere quelli che hai fatto all'inizio. Io non so se voi ci sentite, anche perché abbiamo la stufetta accesa per aumentare il calore nella stanza e ovviamente avere un biondo più biondo per scaldare di più il colore. Io la vedo! O parli o parli! È a macchie? Ok, quando ti sbloccheranno questi alla fine, questi alla fine, quelli all'inizio devi fare. Quelli che, i primi che hai fatto. Già, mi parli? Girare un unicorno. No, ho fatto, c'è andato un po' di colore nel coso, qua c'è una piccola macchia lì. Dai, su, smuovi così poi le macchie le levi. Ma scusa, no, sei partita prima da di qua. Apri, no, di qua. Sono partita di qua io. Questi li ho fatti. No. Quello che c'è da sistemare, sistema. E tanto il prodotto c'è. Quindi il problema non sussiste per ora. Esatto, infatti devo sistemarla. Comunque la radice è
perfetta. L'unico problema, sai qual è? Aspetta. L'unico problema è che una giacca c'è una piccolissima macchia. Piccolissima. Che io non riesco a vedere. Che se il colore è preso scendi. No, questa è un bel marrone. Allora chiudi. Fammi un altro passaggio, dammi. Tieni. Io non vedo però. Giada, esci ancora! Giada, sta uscendo! Ancora! Giada, mi stai pegando. Un biondo stupendo. Ma dopo ti faccio la foto di come lo porti dentro. Il problema è quella cavolo di macchia. Dio santo, mi nervoso. Coprila. No Giorgia, perché è in alto. E poi è piccolissima. È davvero piccola piccola. Non è grande. Aspetta, aspetta. Ma dopo ti faccio anche la foto per vedere. Mi metti anche qua. Basta, basta, basta! Non ti copro le cose marroni. Marroni, 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 mi sono rotte marroni. Pure io! Deve buccando. Qua c'è un po' di marrone! Cioè tu immagina Lorenzo che quasi ogni sera che viene qua mi vede o con un taglio diverso, o con la frangetta, o con il colore! Ma poi ti dà... Oh, hai rotto il vocabolo! Dammene un po'. Di che? Di colore. Dammi un po' di colore. Come se ci fosse un buco. Era la satura. Non lo so, visto. Allora, per il resto devo dire che non è male. Ok. Mettiamo questi qui. E il buco si è coperto? È quello il buco. È questo il danno. Tutta la vita buscando il buco si è coperto, ma no non c'è un ma dietro, è normale che so più giù il colore. Ok, ci sta questo, ci sta, perché più giù, questo più su, dato che è più su, deve stare più su e non lo far vedere troppo. No, non capisco se ti stai esaurendo. Sì. Perché ho pure che sono usciti male, però che, cioè io vedo che non sono usciti. Guardate tutti. Vedi. Inizia a vedere. Vedi prima che hanno preso. Sì. Già, qua devi starne meglio, fa macchia. Leva. Ciao. Subito. Te l'ho detto, è quello che fa macchia. Cavolo, è pure di qua. Allora. Ok. Qua ha fatto macchia, quindi aspetta. Scendo. Vai. Ok. Qua ho fatto macchia, di basso? Sì. Lì fa lo stampo di più. Ma anche così, basta che lo scaldi. Vedi un po' se l'ho tolta? Smuovilo. Perché l'ho visto che non ha preso granché. Fermati, fammi fare quel capolavoro. Giada, dovresti fare una cosa. Questo è marrone. Ma perché questo ci sta da poco, Gio? Ma questo ha preso. Ma perché questo ci sta da poco? Leva anche questo. Sì. Questo vedo macchie, o no?
Sulle lunghezze, sulla radice secondo me è perfetto. Tranne quella macchia che non piace per niente. Sulla lunghezza secondo me ne devo mettere abbastanza, prima tu. Ma io darei una pettinata. Questa parte mi sembra uscita molto meglio, sai? Questa no? Boh, perché non ha preso il colore. Io voglio vedere colore alle mie sopracciglia. Però ci tengo troppo. Alle mie sopracciglia scure. Ora che devo fare? Oddio, c'ho paura. C'ho paura. Questa è la prova del nome. Vedi? Sono terrorizzata, ragazzi, ma di che mi guardo. Pensi, tranquilla, tranquilla, fammi fare vedere. Così io non vedo. Esatto, dammi. Già qua. Qui secondo me non dovevi cacciare. Andate, guarda di qua. Qua ho preso molto bene. Allora ragazzi, a parte me struccata, struccatissima e distrutta, e a distanza di 3 settimane da quel video, eccomi qua, dopo un po' di antigiallo, non sono riuscita ad ottenere l'effetto che volevo, cioè quel biondo tanto platino, tanto chiaro, però mi ci sono avvicinata. Cioè non è male, non è male, non mi dispiace se vi faccio vedere allo specchio. Questo è il biondo che è uscito, molto chiaro, molto omogeneo, già qua sopra è partita la ricrescita, perché è una ricrescita del capello molto rapida, molto. Queste sono le mie occhiaie, lasciamo perdere. Questi sono i miei capelli, molto, cioè sono soddisfatta, mi piacciono, anche Giada è molto soddisfatta del lavoro. Contenta, siamo molto contente. Ci sta. Non ci possiamo lamentare. Ci sta. E niente, dopo questo speriamo che il video vi sia piaciuto, speriamo che voi vi siate divertiti. Grazie per i like, grazie per esservi iscritti. In questi giorni vi farò un video in cui vi spiegherò un po' di cose, perché so benissimo che avrete un bel po' di domande a cui io dovrò rispondere. Sono successe un po' di cose, poi vi spiegherò. E niente, ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!